L'idea nasce perché noi siamo la Misericordia e tutti i giorni trasportiamo le persone con i nostri servizi sociali e cogliamo quella che è la difficoltà che ha il cittadino su alcune situazioni. Si recano direttamente e gratuitamente a casa degli aretini per trovare soluzioni a piccoli problemi di rapida soluzione, ma che possono rendere la vita difficile, come medicazioni, iniezioni, misurazione della pressione, ma anche una sola parola di sostegno. È rivolto all'aiuto alle persone che si trovano ad avere delle piccole difficoltà sia di carattere sanitario ma anche di carattere sociale o di solitudine o di valutazione ambientale, per cui ecco, queste persone ci hanno già chiamato per diversi interventi e su questi qui noi appunto l'infermiere può dare una risposta che è quella competente per la risoluzione del problema. Sono gli infermieri di Misericordia, un nuovo servizio partito dallo scorso 1 agosto. 8 gli infermieri specializzati che a turno ogni mattina, festivi e prefestivi compresi, scendono in campo. Andiamo a somministrare per lo più a livello di terapie, ad esempio le calciparine, l'entramuscolo, andiamo a suddividere anche in base agli orari le pillole alle persone magari anziane che sono da sole, non hanno un caregiver. L'importante è che il paziente deve procurarsi tutto il materiale, nel senso che noi abbiamo il nostro di supporto se dovesse succedere qualcosa o mancare qualcos'altro, però dovessimo fare un'iniezione intramuscolo il paziente deve avere farmaco, siringa e ago, e stessa cosa ovviamente vale anche per il clisteri e così via. Oppure ci è capitato anche di andare a fare sostegno, cioè supporto psicologico a persone che magari si sentivano da sole o avevano una sorta di forma di depressione e quindi avevano semplicemente bisogno di parlare con una persona competente. Tutto parte con una chiamata ad un numero dedicato 348 51 60 880, un servizio di assistenza domiciliare che integra la rete locale dei servizi sociosanitari. Già abbiamo avuto delle situazioni di carattere sociale che abbiamo rimandato quindi alla competenza della parte sociale e parimenti se noi troviamo delle situazioni di carattere infermieristico che siano complesse, queste le rimandiamo ovviamente a quella che è la struttura deputata alla soluzione del problema.